Nei momenti drammatici che abbiamo potuto, che abbiamo vissuto, si è potuto riconoscere la grandezza di uomini e donne, cioè la coscienza di essere vivi e desiderosi di vivere bene, e cioè la coltivazione degli affetti e della tenerezza, e cioè la serietà del proprio dovere e la generosità nella solidarietà, la riconoscenza e la fiducia in Dio, non solo ci danno motivi per cantare il Te Deum questa sera, ma ci incoraggiano a continuare, a percorrere il cammino che ci sta davanti, a vivere questo tempo, questo passaggio da un anno all'altro con il proposito di essere degni della nostra vocazione, fiduciosi nelle nostre possibilità di far fronte alle sfide, vincere le battaglie, ammettere le sconfitte nella sapienza e nella fierezza. Nell'ultima celebrazione dell'ultimo giorno dell'anno, quando cantare il Te Deum di ringraziamento pare tanto più difficile che nel passato, le parole che l'arcivescovo scandisce nella parrocchia di San Fedele sono il segno di una fiducia e di una speranza viva nel Signore e negli uomini e nelle donne creati a sua immagine. In chiesa, dove trovano posto solo un centinaio di fedeli nel rispetto delle regole, concelebrano il rito, al quale partecipa anche la vice sindaco Anna Scavuzzo, con la fascia del primo cittadino, 11 presbiteri, molti dei quali appartenenti alla comunità dei Gesuiti a cui è affidata la parrocchia. Accanto al vescovo siedono i padri Maurizio Teani e Giacomo Costa, rispettivamente parroco di San Fedele e presidente della Fondazione Culturale omonima. Siamo qui in questo momento che è insieme di festa, di trepidazione e di speranza, dice il vescovo Mario, quella speranza che si fa quasi inno appunto alla grandezza dell'umanità. Si potrebbe dire che è stato un anno di sconfitte. Un organismo invisibile ha umiliato l'organizzazione, la scienza, i progetti, l'iniziativa di tutta intera l'umanità. Ma l'organismo invisibile e insensato, incosciente, ha rivelato quanto gli uomini e le donne siano tragicamente grandi. Gli uomini e le donne, di fronte alla pandemia, di fronte alla minaccia di malattia e di morte che ha percorso tutta la terra, non hanno chinato il capo come organismi rassegnati a un comune destino di morte. Invece hanno posto domande, hanno cercato rimedi, hanno protestato, hanno discusso, hanno meditato, hanno pregato. Umanità grande, ma di una grandezza tragica, perché l'uomo, pur fragilissimo, è una canna che pensa, come diceva Blaise Pascal. E tra i molti aspetti della tribolazione che stiamo vivendo, quello che ha lasciato ferite più profonde risulta quell'isolamento imposto dalle cautele e dai protocolli che ha strappato le persone care alle ultime carezze. Si può infatti accettare che l'età e le patologie portino alla morte, ma questo morire da soli, questo scomparire senza l'estremo saluto, senza gli adempimenti degli ultimi gesti di pietà, è stato sofferto come una inadempienza incolpevole eppure tormentosa. Ma proprio in questo la gente rivela la profondità del suo sentire, una dimensione commovente. Siamo fatti per intensità di affetti. Siamo vivi di una vita che ci lega, siamo fatti per volerci bene e per esprimere il volerci bene nei gesti della tenerezza. Non ci bastano i rapporti funzionali, non cerchiamo sicurezza nell'isolamento, riteniamo stupida
quella domanda che dice, vabbè, ma in fondo a che serve una carezza? Da qui la grandezza della solidarietà. Uomini e donne sono rimasti al loro posto, hanno continuato a far funzionare il mondo, gli ospedali, le parrocchie, le scuole, i trasporti, i negozi, le mense per i poveri, eccetera. Uomini e donne di buona volontà, con consapevolezza e determinazione, con vigili attenzione, disponibili non di rado all'eroismo, hanno fatto il loro lavoro là dove era più evidente il pericolo. Una grandezza possibile, continua l'arcivescovo, perché fondata su una vocazione che nasce dalla familiarità con Dio. Perciò cantiamo il Te Deum, per riconoscere che il principio, il fondamento della nostra grandezza, l'altezza della nostra vocazione sta lì, nella familiarità con Dio. Infine, il canto corale del Te Deum.